In Italia crescono gli incitamenti alla violenza, le aggressioni, gli atti vandalici di stampo razzista. Dati rivelati oggi a Roma in un convegno sull'odio e le sue vittime, promosso dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. C'era per noi Alessia Gizzi. Dopo le leggi razziali, la prima cosa che è successa è stata che i ragazzini non giocavano più con i ragazzini ebrei. Nando Tagliacozzo è sopravvissuto alla Shoah, ma ha perso sua sorella e la sua famiglia. Sulla sua pelle ha vissuto il pregiudizio, la discriminazione e poi la violenza fino all'eliminazione fisica. Sono le vittime dell'odio a raccontarsi nell'incontro organizzato dall'Osservatorio per la sicurezza contro la discriminazione. Tra loro c'è anche Valerio. Sono una bambina al mare e chiedeva aiuto, l'ho raggiunta, l'ho presa per la testa e l'ho trascinata verso i bagnini. Valerio nuota bene, un giorno salva una bambina che sta negando, gli odiatori seriali si accaniscono contro di lui all'ombra della tastiera, un odio inspiegabile per il papà. Ho tentato anche di contattarli e di chiedergli insomma di eliminare queste offese, cosa che non è stata fatta, anzi hanno rincarato la dose nei miei confronti e vabbè. I reati legati al razzismo sono quasi raddoppiati dal 2016 ad oggi. La prevenzione deve precedere la repressione, dice la ministra dell'Interno Lamorgese. Quello che sta cambiando è il sentimento contro l'odio, che è anche poi una rivolta di civiltà. La forza di chi si batte contro l'odio nelle parole dei rappresentanti delle comunità religiose, di attori e campioni dello sport. Della diversità ho fatto la mia forza, quindi io ci ritrovo solo cose positive.